attiva. Allora, diamo subito il buongiorno ad Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanza buongiorno. Attiva, bentornato. Allora, ci spieghi subito come mai il costo dei rifiuti continua sempre ad aumentare? Bella domanda. Diciamo, la prima risposta è che in Italia non ci sono parametri massimi e minimi per quanto riguarda i rifiuti. Tendenzialmente ogni comune se la può inventare come vuole. Secondo, che non c'è nessun parametro tra il costo e l'efficienza del servizio. Quindi, in teoria e anche in pratica, perché accade in una serie di parti del nostro paese, dove costa di più il servizio funziona di meno. Per cui, diciamo, le realtà più inefficienti... Una contraddizione, però. È abbastanza, e non solo, non l'unica che riguarda il settore dei rifiuti del nostro paese. Per cui i cittadini vivono il paradosso di servizi che costano di più e che funzionano di meno. Allora, voi avete pubblicato una classifica delle città più costose di quelle più economiche aggiornata a dicembre 2015. Le sorprese non mancano. In quella in cui i rifiuti si pagano meno al primo posto c'è Belluno, con 150 euro, seguita da Isernia e Udine, mentre tra le più costose primeggia Reggio Calabria con 604 euro, seguita da Cagliari e Siracusa. Come mai questa differenza di questo federalismo di cui si farebbe volentieri a meno in questo caso? Beh, diciamo, i rifiuti fanno parte di quella categoria dove c'è sempre qualcuno che vince e qualcuno che perde. Normalmente perdono i cittadini. A vincere c'è in molti casi la burocrazia inefficiente, i comuni che in tantissimi casi non hanno fatto scelte che devono essere fatte da 30 anni, da quando si parla di differenziate. In alcune aree del paese non bisogna mai dimenticare che ci sono anche business che hanno a che fare con la criminalità organizzata, che se non incidono direttamente sulla tariffa dei rifiuti, indirettamente certo, convengono a coloro i quali non vogliono che si faccia la giusta, ad esempio il giusto riciclo dei rifiuti al nostro paese. Achille Perago, buongiorno, giornalista buongiorno. Economico. Allora, dicevamo che quest'anno debutterà il dato Metratura. Allora, ci può spiegare esattamente di che cosa si tratta e poi come influirà sul pagamento della TASI? Cioè, praticamente il pagamento della TARI, che poi ricordiamo è stato introdotto nel 2014, sì, diciamo che la TARI a volte è più cara della TASI, quella che non pagheremo sulla prima casa, quindi per le famiglie è un esborso molto importante, si basa sostanzialmente sui metri quadri calpestabili, cioè quanto è grande il nostro appartamento, esclusi i balconi e le terrazze che non vengono calcolate, i locali che sono più bassi di un metro di altezza, di un metro e mezzo, e poi oggi c'è anche la possibilità di vedere quali sono i nostri metri quadri anche ai fini della TARI con la visualizzazione online sull'Agenzia delle Entrate, da cui dobbiamo scalare, questa è una cosa importante, il 20%, perché non si paga sui muri perimetrali, quelli vengono tolti, esatto. Però scusa, vorrei capire una cosa, ma se uno vive da solo in una casa di 100 metri quadrati paga di più di un nucleo familiare di 2-3 persone che vive in 50 metri quadrati e che consuma più spazzatura? Sì, perché di fatto la spazzatura non viene misurata, cioè l'ideale sarebbe la possibilità di misurare quanta spazzatura produciamo. Basterebbe fare come fanno a Brunico oppure in Svizzera, che ti danno i sacchetti della spazzatura e paghi in base ai sacchetti della spazzatura che consumi. Sì, però c'è anche la troppo parte... Troppo facile? Sì, no, forse è troppo facile, ma c'è anche la parte componente comunque del nucleo familiare, solo che è minoritaria nel calcolo della tariffa, cioè praticamente la tariffa della TARI viene calcolata, moltiplicata per i metri quadrati, quello di cui parlavo prima, e poi aumenta in base al numero dei componenti della famiglia. Diciamo che la novità è che quest'anno diventerà obbligatorio per tutti i comuni tenere conto del nucleo familiare, cioè di quante persone vivono in quella casa, e quindi applicare una tariffa più alta, come dicevi tu, se c'è una persona sola tariffa più bassa, se sono in due un po' più alta, se sono in cinque più alta ancora. Però l'elemento che comunque pesa di più sul costo della TARI è rappresentato è la metratura dai metri quadri. Diciamo, c'è anche un paradosso, nel senso che c'è un principio internazionale che è il più inquini più paghi, che dovrebbe essere, giusto. E tra altre cose, non solo il più inquini più paghi, ma anche che tipo di inquinamento facciamo, perché se una famiglia o un nucleo familiare fa raccolta differenziata è molto diverso rispetto a quelli che fanno indifferenziata, quindi il parametro deve essere più inquino più pago e che tipo di rifiuti produco anche in base a quello. Io posso vivere in una casa di 50 metri quadri con, non so, in 5 persone consumare tanta spazzatura. 5 persone in 50 metri quadri, però sì, insomma, il ragionamento è giusto. Anche meno
flessibilità per i comuni, sempre tra le novità, di far pagare meno la Tari, cioè sono quasi spinti a farla pagare di più con queste norme, anche perché, come dicevamo adesso, sono molto rari i casi in cui ci sono sconti, per esempio legati alla differenziata. No, torno a ripetere, in Svizzera e per esempio Bruni con Liscone, tu paghi tot sacchetti di spazzatura e quindi sembra hai civile. Sì, infatti. Comunque, vediamo cosa ne pensa la gente e cosa dice. Quanto spende in famiglia per i rifiuti? Guardi, per il mio appartamento circa 280 euro l'anno. Beh, è una somma abbastanza elevata, fra i 300 e i 400. Sui 300 e passa euro l'anno. Lei è attento alla raccolta differenziata? Sì, questo sì. Questo sì, anche perché siamo sempre stati educati a fare questa cosa, quindi sì. Non siamo proprio tutelati, perché poi noi facciamo la differenziata, passano quelli da spazzatura e li mettono tutti insieme, quindi... Io la raccolta differenziata la faccio, poi che cosa succederà a quello che io metto nei vari cassonetti non lo so. Come si spiega che la produzione dei rifiuti è diminuita mentre il costo dei rifiuti è aumentato? Ma sa, la cattiveria più comune sarebbe quella che, oltre anche all'aumento dei costi dei servizi comunque, ci sono degli apparati sempre più grandi che forse devono stare in piedi. Dovrebbe essere il contrario, era una delle cose che si dicevano all'inizio quando si parlava della differenziazione, dell'elemento che doveva servire poi a calare il costo, invece questo non sta avvenendo. Che poi fai la differenziata ma buttano tutto quanto insieme, è inutile. Allora, rispondiamo agli intervistati, Achille, la produzione di rifiuti è diminuita ma il costo continua a aumentare, perché? Allora, innanzitutto pensa che è aumentato, diamo un dato, dal 2005 a oggi di quasi il 70%, cioè tantissimo. Prego, non giriamo col terno una piaga, no, per però favore, bisogna ragazzi. Dirlo, perché uno fa quattro conti e lo vede tutti gli anni che paga sempre di più. Perché è aumentato? Qualche analisi era già stata fatta. Innanzitutto i comuni hanno meno trasferimenti e quindi sulle poche tasse che hanno in mano cosa fanno? Agiscono e tendono ad aumentare quelle, tra cui quindi la tassa sui rifiuti. Poi c'è un problema di efficienza. Cioè, c'era già stata anche una denuncia anche della CGIA di Mestre un paio di anni fa sul fatto che molte aziende che si occupano della raccolta dei rifiuti lavorano in regime di monopolio con costi e tariffe che non sono di mercato, cioè quindi manca concorrenza. Allora il comune cosa fa? Paga troppo questo servizio, perché ricordiamoci che la Tari, la legge dice che deve coprire il costo del servizio, e chi paga alla fine? Paghiamo noi, certo. Perché paghiamo di più un servizio che a volte non è neanche efficiente. Gaudioso, voi di Cittadinanza Attiva continuate a registrare una modalità di calcolo dei costi che non tiene però conto dei rifiuti realmente prodotti, cioè? È diciamo una cosa assolutamente iniqua, nel senso che viene tenuto in grande conto il numero di metri quadri e non appunto il principio di chi più inquina più paga, ma con un paradosso, nel senso che c'è un regalino che ci è arrivato e che gli italiani si troveranno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Il fatto che con il decreto enti locali è stata inserita una norma, un codicillo che praticamente dà la possibilità ai comuni di mettere una parte fissa per quanto riguarda la Tari, che ha a che fare con tutte le Tari non riscosse negli anni precedenti, per cui la fregatura è che i cittadini onesti che hanno sempre pagato i rifiuti pagano i loro più un pezzettino di quello che non è stato pagato negli anni precedenti, quindi per coprire i debiti dei comuni del non riscosso negli anni precedenti. A proposito di iniquità, è una cosa veramente inaccettabile. Sì, che poi non ci ricordiamo più neanche questi nomi, Tarsu, Tares, Tia, no? Senti, pagheremo il ritratto di quello. L'importante è pagare. Già non è giornata stamattina. In alcune regioni che hanno la maglia nera per la raccolta differenziata non si incentiva il cittadino a cambiare i propri comportamenti, cosa che invece sono riusciti a fare in vari comuni d'Italia dove i rifiuti sono oro, nel senso che sono diventati una risorsa. Capannori, provincia di Lucca, Roger Bizzarri, che mi auguro sia in collegamento con noi, è il direttore generale della società che gestisce la raccolta rifiuti a Capannori. Buongiorno. Buongiorno. Allora, voi avete ridotto la tassa sui rifiuti del 20%. Come avete fatto? Ma il Comune di Capannori, nel momento dell'adozione del metodo di raccolta del porta a porta spinto, decise di dare un incentivo del 20% sulla parte variabile dei rifiuti, che valeva a un totale del 10% sul totale della tariffa. Questo
basandosi sul ragionamento che attraverso una raccolta fatta con un porta a porta spinto vi è un brusco aumento della raccolta differenziata e vi è un'altrettanto brusca diminuzione dei costi di conferimento e discarica dei rifiuti indifferenziati, con un aumento, diciamo, di quella componente di ricavi che si possono ottenere dalla vendita di alcuni rifiuti differenziati. Attraverso questo, diciamo, e questo è sempre stato, come dire, l'obiettivo principale da parte del Comune di Capannori, ovvero quello di abbattere la produzione di rifiuti indifferenziati, che è sostanzialmente un costo per la collettività. E questo è stato fatto tramite appunto l'adozione del metodo di porta a porta, di raccolta di porta a porta, ma è stato fatto anche tramite altri, diciamo, modifiche regolamentari, quali ad esempio gli sgravi del 10% per chi adotta delle compostiere e quindi fa un compostaggio domestico, quali... Scusa, ci faccia capire bene, cioè come si fa a non produrre più nemmeno rifiuto? Non produrre più nemmeno rifiuto, questo, diciamo, non è uno slogan, questo è una tendenza. No, perché questa è la vostra ambizione, no, nel 2020? Sì, questa è una tendenza e un percorso, è una tendenza e un percorso che si ottiene attraverso tanti piccoli passi e tramite la collaborazione di più attori, non un solo attore, ma più attori quali l'azienda, l'amministrazione, ma soprattutto gli utenti, il lavoro di differenziazione che gli utenti possono fare a casa e che possono fornire, come fanno a Capannori, un prodotto di altissima qualità. Infatti noi spuntiamo delle remunerazioni sul mercato molto elevate grazie alla qualità del prodotto che forniamo agli impianti di conferimento. Questo è, diciamo, è una parte del discorso, ma sarebbe lunghissimo l'elenco delle cose che sono allora state fatte. Allora ci fermiamo qui. Comunque, una cosa grazie. Voglio dire solamente. Dica, si tolga... Noi lo facciamo, noi misuriamo la tariffa dei cittadini attraverso il numero di conferimenti che i cittadini fanno, quindi attraverso il numero di sacchetti che loro conferiscono al sistema pubblico. Tanto ci vuole. Bene, bravi. Grazie. Grazie ancora Bizzarri. E dal 1 gennaio c'è un'altra novità, dal 1 gennaio del 2016 parte dei rifiuti di Roma viene praticamente spedita in Germania, cioè praticamente non so, costa meno spedirli e smaltirli all'estero piuttosto che a Roma. Abbastanza, diciamo che la vicenda dei rifiuti a Roma è costellata, diciamo, è un problema di vario genere, però nel caso specifico diciamo che non siamo neanche preparati alle buone notizie, nel senso che a Roma è aumentata la differenziata, ma mancando gli impianti di compostaggio che non sono diciamo abbastanza, viene mandata all'estero. Una cosa al volo però vorrei dire, molto importante, c'è una bella notizia che non tutti sanno. Lo scorso anno con lo Sblocca Italia l'articolo 24 è stato approvato una norma che si chiama baratto amministrativo, che dà la possibilità ai comuni, e in tanti lo stanno facendo, ai cittadini che non riescono a pagare le tasse comunali di poter fare dei servizi utili per la collettività e di vedersi scalate le tasse. È una bella notizia. Questa è una bella notizia, davvero. Ci dobbiamo salutare, la nostra è una cassa di risonanza, facciamo una bella cosa. Paghiamo un sacchetto della spazzatura al comune, un euro, ma almeno paghiamo la tassa della spazzatura in base a quanto effettivamente consumiamo. Quanto costa un sacchetto della spazzatura a Capannori? Veloce, Bizzarri? 8 euro. Vabbè, però... Ma sono 70 litri e ne danno mediamente 8-9 l'anno a questo punto. Di belle capienti. Chiaro, chiarissimo. La strada è stata individuata. Viva Bizzarri. Grazie a Achille Perego e Antonio Caudio.